Ehi la ciurma! Io sono Mazzatessa e benvenuti in questo nuovo episodio di Battle Brothers. Come vi avevo promesso, continuiamo il video con la ricerca del nostro. Ma non avevo comprato dei tools, ne ho così pochi di tools. Sì, avevo comprato dei tools. Forse avrei dovuto comprare un pacchetto in più. Non so poi così tanti. Questo ancora si sta rimettendo. Ah, questo qua tanto resterà in riserva per sempre. Fino a che non lo licenzio. Queste sono brutte ferite, effettivamente. 2-4 giorni, 1-3 giorni. 1-3, 2-4. C'è qualche altro posto da visitare nei paraggi? Andiamo a Jornheim, magari. Cosa abbiamo trovato? Molti thugs e alcuni poachers. No, vabbè, questo ci sta, scusate, per far salire di livello. Sono scarsi i Sogs. Magari ci prendiamo qualche danno, ma prima dei goblin è molto meglio tirare giù questi. Ahia, nella foresta però può essere incasinato. E i Poacher che mi preoccupano un po', ma sono di livello molto scarso perché hanno bassissima armatura, come potete vedere. Non hanno nemmeno elmi o protezioni di alcuna sorta. Io non mettere neanche lo Spearwall, perché tanto è solo un problema in più. Cioè non mi verranno mai addosso questi. Probabilmente mi lanceranno solo roba dalla distanza. Ah, devo tirare giù questo però perché può fare davvero tanti danni se mi colpisce. Allora, quello solo il 38% di essere colpito perché ci provo lo stesso. È fallito. Allora, togliamo un attimo i cosi per vedere un po' meglio. 1 da 27 o 2 da 17? Io proverei con i 2 da 17. Niente. Con quello aspettiamo. Con lui proverei. Ah no, con lui abbiamo la linea di vista bloccata là, ma posso provare a colpire questo. Yes! Yes! È andata molto bene, sono contento. Niente, gli altri li lasciamo là tranquilli. Va bene, va bene, va bene. Aspettiamo che avanzino. Se avanzano, altrimenti può essere un problema. Possiamo anche liberare i cani, tanto credo che non prendano tanto danno da questi. Sono cani con l'armatura, quindi. Aia! Adesso giro provo ad andare sul 44% rispetto al 38%. Yes, molto buono. E gli altri stanno facendo i giri là e non li vedo bene. Ok, uno mi è venuto addosso, che è una buona cosa. Allora, riesco a provare a colpire questo? Ci proviamo, 31%, niente. Dovrei attivare il bonus che più tirano più hanno precisione. C'è un 59% là, che non è male. Un 67% qua. Ah, però posso un 27. No. Andiamo su questo che è già gravemente ferito. Niente. Speravo al massimo di mancare colpendo quello davanti, ma invece no. Ah, quello avanza. Aspetto. Aia, non può ancora attaccare, vero? Ok, allora ottimo. Ha fatto l'errore della sua vita. No, tu aspetta. Tu dagli una bella lezione. Ah, quello è andato via, quindi teoricamente possiamo anche avanzare un po' e andargli addosso. Il fatto è che siamo un po' bloccati qua dalla vegetazione. Allora, io farei che. Allora, salgo qua. Se lo attacco posso liberare il cane? No.
Mi sa che libererò il cane allora. Attanto attacca poi il cane. Allora, tu vai in qua. Tu vai qua, riesci a colpirlo? 81%, vai, buonissimo. Con lui vorrei andare più vicino, avvicinarmi un pochettino. Ah, libererei il cane. Non riesce ad arrivare fin là. Il cane andrà addosso a quello. Forse... no, non lo ammazzo. No, niente. No, dobbiamo finire, passare il turno. Ok, quello è andato e va in corpo a corpo con l'altro. Ottimo. Allora, qua non colpisco nessuno, ma se salissi qua sopra... no, rischio il cane. Meglio di no, scendi. Giù, ok. Ah, c'era quello là che mi ero dimenticato, si era nascosto nel cespuglio. Allora, sali su, visto che abbiamo... ma mi rischio sempre qualcuno. 18, 24, ma proviamo il 24, niente. Sono bravi a schivare sti cani. No, provaci. No. Ma già sti pocher. No, aspetto con lui, avanziamo poi dopo. Tu vai qua, tanto non riesci a colpirlo comunque. Gli abbiamo fatto un po' di paura, ma niente di importante. Allora, questo riesce ad avanzare? Tu sei quello senza ferite, quindi direi che ti conviene andare avanti. Siamo un po' bloccati là perché sono tutti addossati. Allora tu fai che andare là. Poi il fatto che questo terreno qua è lento da attraversare. Allora tu vai qua. Infatti non riesco ad attaccare, muovermi e attaccare nello stesso turno. Allora tu vai qua. E dopo facciamo questo. Tu non puoi, tu non hai niente a fare. Niente, 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 niente. Allora chi inizia? Inizia lui ovviamente, che niente, fallisce. Cane. Nulla. Aia. Ah, non stanno ancora scappando gli arcieri, meglio, perché ho davvero il terrore che scappino gli arcieri. Vai! Yes! Facci sognare, facci sognare! Yes! Così il prossimo giro il cane avanza e va verso quegli altri là. Ma lui mi sembra inutile adesso. Proviamoci. Nulla. Per un pelo, porca miseria. Il fatto è che probabilmente quando uccido questo l'altro cercherà di scappare. Non so se mi conviene. No, tu aspetta. Yes, ho cercato di scappare ma non ci è riuscito. Tu fai che andare di adrenalina così almeno al prossimo turno riusciamo a tirare giù quello subito. Ecco, e infatti quello cerca di scappare. Se non altro non dovrebbe avere il tempo perché... ok, cane da sotto. C'è cane da sopra, cane da sotto. E dovrei riuscire anche ad andarci in corpo a corpo con lui prima di... prima che lui scappi, ottimo.
Cioè, ottimo più o meno, è in fuga anche lui, quindi potrebbe essere una cosa problematica se non riusciamo a bloccare loro la fuga. Perché quello si è mosso nell'altra direzione? Non lo so. Questo ancora non riesce a raggiungerli. Uno dei cani, se non altro, è che si muovono davvero in fretta. Vai. Quale proviamo dei due? Questo è gravemente ferito e ha un... No, quello là non ha l'elmo. Andate. Questo qua non dovrebbe farcela scappare. Yes! Nessuno sale di livello, bella storia. Però neanche nessuna ferita. Sì, solo lui ha perso un po' di vita, ma niente di che. Nulla di che abbiamo guardato. Beh, il sale lo possiamo vendere bene. Il sale si vende bene, tutto il resto non vale granché. Ma abbiamo fatto per tutti un po' di esperienza. E niente, abbiamo detto che andavamo in là. No, avevamo detto che forse facciamo una pausa prima. Per il fatto che abbiamo bisogno di riposare un po' le nostre ferite. Noi che ci siamo, vendiamo un po' di roba. Le ferite qua come sono messe? Ci sono questi due ancora feriti. È questo che si potrebbe sostituire a quell'altro che è un pochettino più in forma, però non è indispensabile. 1, 2, 2, 4, 1, 2. E qua? Da 1 a 3. Da 2 a 4. Vediamo, speriamo che si ripiglino. Qua stiamo consumando davvero... Cosa c'è qua? Non sappiamo cosa c'è, quindi è meglio che non ce la rischiamo per ora. Oh, abbiamo consumato davvero un sacco di tools. Ci arrischiamo con la velocità 2, dai. Non credo che ci tengano un agguato da queste parti. Ok, ci sono degli orchi nella zona. Dobbiamo aspettare la mattina, perché è tutto chiuso, ovviamente. Allora, io ti venderei... La seta non la vuole nessuno. Questo costa... Potrei venderlo molto di più, effettivamente. Farò che non vendo. Tutto il resto lo posso vendere. Sì, non c'è niente che mi interessi di questa roba presa nell'ultimo agguato. Il cibo lo tengo. Tutto il resto lo vendo. Anche il sale lo venderò poi in un secondo momento. Cosa abbiamo qua? Ah, dei coloranti. Però non è che siano a un prezzo così favoloso. Le frecce non costano male, eh? Se io ti compro un po' di frecce non sarebbe una cattiva idea. Cibo ne abbiamo. Vediamo un po' di frecce, che male non fa. Che magari per un po' non saremo in questa zona. Abbiamo la balestra superpower. Ma non so se affrontare questa spesa adesso. Io ho questa adesso, la crossbow. Questa qua costa 4.000. È abbastanza 4.000. No, per ora non la compro. Vendono anche delle altre munizioni? Sì, ma costa molto di più. Abbiamo un bowyer. Che potrebbe essere buono come arciere in futuro. Lo voglio prendere ora? No, direi di no. Il Bowyer è uno che si incontra abbastanza spesso come tipologia di recluta. Ok, due stipendi ce l'abbiamo per 44 giorni, quindi non dovrebbe essere un problema. Questa c'è la zona che non abbiamo ancora esplorato. Altre rovine, cosa c'è qua? Qualcosa che non si sa. Non voglio arrischiarmi adesso perché abbiamo detto cerchiamo di curare un po' la gente. Come sono messi tra l'altro? Nessuno è guarito? No. Aia, Goblin Hunters, non voglio ingaggiare con loro visto che devo già ingaggiare contro l'accampamento.
Adesso spawnati dall'accampamento, ovviamente. Com'è andata? Si sono ripresi un po'. Ok, lui è guarito. Buono, lui è guarito, lui ancora ne ha. Meno 20% di max fatica. Lui è quasi in forma anche. Ma non vado a sostituirlo ancora, questo gli dà. Infligge meno danno. No, 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 no. Lui ha meno fatiche, ma. Diciamo che ci sta. Lui è sempre così, ma tanto c'è la frattura permanente. Come stai tu invece? Dai, quasi a livello 3. Cioè quasi, vabbè, forse dopo questo qua riuscirà ad arrivare a livello 3. Dai, tiriamo giù sto accampamento. No. Aspettate un attimo. Salviamo prima. Che non si sa mai. Allora, alcuni goblin ambush, alcuni goblin skirmisher. Wolf Riders non li ho mai incontrati, potrebbe essere la nostra morte questa battaglia. Da quanto stiamo registrando? 16 minuti, dopo questa chiudiamo. Oddio, può essere davvero un gran casino.